Siamo ritornati in diretta Masterchef con il nostro Pino Musarella del centro Sidis, il cuoco ufficiale, lo chef ufficiale che ci accompagnerà in questo Masterchef in tour nei centri commerciali Sidis Auchan. Ok, adesso ci siamo. Stiamo completando il quarto piatto. Sì. Vuoi ripetere tu? Non lo so. Questi abbiamo fatto degli spiedini, degli involtini di maiale, poi abbiamo fatto delle scaloppine, abbiamo fatto un avocado con gamberetti in salsa aurora e adesso stiamo facendo dei tagliolini ai funghi porcini e alle mandorle che stiamo completando. Sì. Adesso vado ad aggiungere l'ultimo ingrediente che è la besciamella. Ecco, ricordiamo che la besciamella, le nostre amiche, se non vogliono farla, la trovano pronta. Sì. In che reparto si trova? Nel reparto latticini. Mamma mia, sa tutto, non lo prendo veramente in contropiede neanche per un momento. Ok. Pronto? Pronto. Buonasera. Ciao cara, buonasera, benvenuta. Grazie, bentrovate. Buonasera. Una serata bellissima. Grazie. E vorrei salutare lo chef perché lo conosco. Ah. Grazie. Se non sbaglio, ho lavorato a Cosenza, vero? Sì, sì, signora. Dino, ci conosciamo, sono una cliente del Sidis. Ti ricordi di me? Ti ricordi la voce? Sì, forse... Bambina. No, bambina no, perché... Ma... No, però non ha la voce da bambina. Sì. Però potrai salutarlo tu direttamente quando verremo a Cosenza tra 2 o 3 settimane. Vieni a trovarmi. È un ragazzo bravissimo, cucinava cose buonissime, è un ragazzo simpaticissimo. Grazie. Complimenti. Grazie, ciao. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Elena, ciao, ciao, ciao. Ok. Allora, vado ad aggiungere i tagliolini. Bravo il nostro Pino Musarella, che devo dire, come battesimo qui a Masterchef, io devo essere sincera, non l'ho accolto molto. Scusa, io ho criticato giusto un 4-5 cose, ma no, vero? Hai distrutto 10 anni di lavoro. Però alla fine la puntata, vero, è riuscita in modo sì, no, diciamo perfetto, che sì, mi sono, forse perché magari è anche merito tuo, perché mi hai messo subito. No, è merito tuo perché sei bravo, ecco. No, vabbè, non è che bravura, ripeto sempre che io non sono un cuoco da ristorante, ma sono un cuoco da tavola calda, glielo dicevo l'altro giorno al ragazzo, che sono due cose diverse. Diverse in che senso? Noi lavoriamo molto su piatti già da forno, non lavoriamo sul piatto espresso, cioè non lavoriamo in comanda, cioè noi dobbiamo lavorare. Il tuo ruolo all'interno delle fornaci, che ruolo è proprio? Allora, diciamo che in Sidis Auchan sono stato il primo a inserire questo reparto di gastronomia calda, perché prima non esisteva questo reparto. Allora, abbiamo aperto il primo reparto a Cosenza, con discreti successi, grandi soddisfazioni, e pian piano abbiamo aperto sia a 5 fronti che alle fornaci. Presto apriremo alle vele, una grande tavola calda, e ti stavo ripetendo, è difficile. Una grande tavola calda alle vele, quest'estate, allora è fatta. Sì, sì, facciamo anche la pizza buona, lo sai? Ma tu sarai lì alle vele? Sì, sì. Ti dico che avremo anche un'offertissima sulla pizza. La pizza margherita intera, quella maxi, verrà solo 5,90. Ah, quindi quest'estate sarete presi d'assalto. Sì, spero che tu ci sia... Sì, io l'asso. Va bene. Quindi sicuramente ci vedremo. Adesso andremo ad aggiungere del formaggio grattugiato. Dopo se ti sposti... Sì, mi sposto subito. Perché quando fai il tennista, come mi ha insegnato Polverino, io mi sposto. Lo possiamo salutare, Polverino? Certo, salutiamo tutti gli chef. Io purtroppo non li conosco tutti, però Polverino... l'hai conosciuto. Sì, l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Salutiamo tutti quanti. Chissà che magari qualcuno, come faremo con Armidia Antonella Cosenza, qualcuno lo porteremo. Sì. E sicuramente Polverino ci seguirà in uno dei nostri centri. Ne porteremo qualcuno... a conoscerlo direttamente. Vai. Ok. Quarto piatto della serata. Andremo a impiattarlo. Andremo a depositarlo sul nostro piatto per presentarlo ai nostri amici a casa. Ok. Mettiamo del
formaggio. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto e io vado a servirlo per i nostri amici a casa. Vai col quinto piatto, fino altrimenti non ce la facciamo. Ok, andiamo come il vento. Come il vento, vai, bravo Pino. Ok, adesso andiamo a fare l'altro piatto. Cioè riso venere con salsa di scampi. Riso venere con salsa di scampi, cara regia. Il risotto, il nostro riso. Allora, intanto abbiamo messo l'olio nella padella. Sì, intanto l'olio nella riso padella. Venere in salsa di scampi, 250 grammi di riso venere, 200 grammi di scampi, 250 grammi di pomodori ciliegino, 100 grammi di burro, una cipolla, 5 grammi di basilico, 100 ml di vino bianco, 20 grammi di prezzemolo, 3 grammi di pepe nero, 50 grammi di sale, 200 ml di olio extravergine d'oliva, un dado vegetale. Io ho qualcosa da chiederti sul riso venere. Allora, il riso venere è un riso che è fatto col nero di seppia ed è essiccato. Allora, questo al posto di farlo col nero di seppia lo troviamo già pronto, dove magari sì, c'è il riso e si chiama riso venere, non dico la marca, però... L'ho trovato nei centri Sidis. Sì, nei centri Sidis sì, l'ho trovato, in Sidis Ocean. Allora, gli scampi li avevo già lavati prima. Certo. Adesso gli do un'altra sciacquata. Ti aiuto? No, non mi hai aiutato tutta la sera, quindi voglio dire. Ma che gentile. Adesso vado a inserire. Le cose. Allora. Dopodiché... metto qua, sì. Pizza, magari abbassiamo un pochino? Sì, sì, un pochino. Ecco, tanto bravissimo il nostro Pino, veramente te lo dico. Pino, pronto? Ciao, sono Daria da Catanzaro. Ciao cara Daria, buonasera e benvenuta. Sono... Bene, tu come stai? Siamo qui con questi profumi della cucina di Pino, bravissimo. Sì, è bravissimo effettivamente, lo sto guardando, ogni sera vi guardo. Grazie, ci fa tanto piacere questo, e avere qua uno che rappresenta un po' la città di Catanzaro fa piacere, vero? Certo, certo, è vero. Senti una cosa, volevo solo un'informazione, l'altra sera ci sono state quelle due ragazze, mamma e figlia di Cosenza, sì. Armida, ecco, e Antonella. E hanno fatto delle polpette di zucchine che però non ho trovato sul sito. Polpette di zucchine? Le altre c'erano. Sì, però è vero, no. Sono le uniche che mancano e le metterò, è stato un problema di foto, ecco, non volevo metterle senza, la foto non era venuta propriamente bene, però magari questa sera ti aggiungerò gli ingredienti e poi la foto la metterò in seguito, va bene? Va bene, benissimo, grazie. Ok, grazie a te, ciao, grazie. Intanto sto togliendo il pomodorino ciliegino. Visto come sono assente, cercano chiaramente su ricette.telespazio.tv.com, cercano le nostre ricette che facciamo qui di sera in sera, troverete anche queste di Pino. Prego Pino. Ti posso fare una domanda? No. Lo sai la differenza che c'è tra il pomodoro ciliegino e il pomodoro pachino? No. Hai mai sentito parlare del pomodoro pachino? No. Vai, parla. Allora, il pomodoro pachino è un ciliegino che viene fatto nella parte più a sud della Sicilia. Allora, tu mi dici, che differenza c'è tra il pomodoro pachino e il pomodoro ciliegino? Te lo devo dire, che differenza c'è tra il pomodoro ciliegino? No, sono fatta da sola. Ah, ecco. Allora, praticamente il pomodoro ciliegino, il pachino esattamente, viene coltivato nelle terre sabbiose. Quindi, con la terra sabbiosa, dà una dolcezza unica. Io quando vado in Sicilia, te lo dico perché i miei parenti che... hanno le serre, quindi fanno il ciliegino e ti dico che è molto dolce come pomodorino. È peccato che purtroppo nelle nostre zone non arriva questo tipo di pomodorino, perché è un pomodorino DOP e purtroppo qualità-prezzo purtroppo non regge. Comunque io consiglio a tutti veramente di comprare il pomodoro pachino, non il pomodoro ciliegino. Pachino? Il pomodoro pachino, che tu è diverso. Tu dici costa un po' di più, però... Costa un po' di più e... Però una volta ogni tanto si può fare, sì, sì. Giusto? Noi ce l'abbiamo in Ocean, si chiama il Rick Rock, è una confezione che fanno per i bambini.